Si chiama Youcandu ed è il primo servizio di wellness coaching personale e mobile studiato per chi ha l'obiettivo di migliorare il proprio benessere complessivo. Youcandu è un servizio di coaching online disponibile via web e via app per cellulare che aiuta a raggiungere il dimagrimento e il miglioramento del benessere personale attraverso programmi mirati sul singolo e sulle sue abitudini. Il cliente si registra online al nostro sito www.youcandu.it, inserisce i propri dati, compila un questionario della salute e immediatamente ha l'assegnazione del proprio coach, un coach unico che lo accompagnerà nel percorso. In questo percorso riceverà un piano alimentare, un piano per il fitness e un piano per la gestione dello stress. Chi è il coach? Il coach è un allenatore della mente. Il cliente può prendere un appuntamento con internet, con la propria app, fissa la data, può accedere all'agenda del coach e quando è il momento giusto telefona oppure usa Skype per una videoconferenza. Il coach accompagna il cliente fino ad ottenere i risultati ottenuti che il cliente stesso ha fissato, risultati di dimagrimento, risultati di una maggiore attività fisica, di un maggiore benessere. Dieta fisiologica è un concetto molto semplice perché appunto riguarda la fisiologia e quindi la logica del funzionamento del corpo umano. Quindi seguire quelli che sono i principi più naturali possibili per il funzionamento del corpo umano, rifacendoci alla storia evolutiva del corpo umano, al rapporto con il cibo, che è il mezzo di comunicazione con l'ambiente stesso del nostro corpo. Dieta e attività fisica sono i due cardini fondamentali per la prevenzione primaria, in particolare nei confronti delle patologie cardiovascolari, che sono le patologie che maggiormente colpiscono il mondo occidentale e sono la prima causa di mortalità. Una corretta alimentazione, un'alimentazione bilanciata, un controllo del proprio peso nel corso della propria vita e una corretta attività fisica sono praticamente le ricette per cercare di non ammalarsi di patologie cardiovascolari.